dimensioni sono preoccupanti, l'impatto sarà notevole. Adesso c'è un bellissimo uliveto, uno dei pochi rimasti, e in gran parte sparirà. Noi, sinceramente, come Lega Ambiente saremmo per un turismo più sostenibile, o per cambiare questo termine abusato, più morbido, diciamo, più per i bed and breakfast, gli alberghi diffusi, le piccole strutture. Però non si può per principio essere contrari anche agli alberghi. Diciamo che poi dipende molto da come vengono realizzati, perché abbiamo visto che il Lefai, che pure ha avuto un grosso impatto perché ha distrutto una collina, parlo di quel resort che c'è sopra Garniano, visto da Garniano e dal lago, ha un impatto minimo. Poi il suo impatto ovviamente l'ha avuto, perché non si può costruire senza creare dei danni. La situazione delle seconde case è intollerabile, è veramente intollerabile. Per cui, in un certo senso, noi quello di cui ci siamo accertati circa questo grande albergo è che sia veramente un grande albergo, che non faccia come l'hotel Benaco a Toscolano Maderno, che in realtà ha nascosto una speculazione delle peggiori e che è fermo lì con problemi di tipo giudiziario e di varia natura. Per cui, ecco, noi ci siamo accertati di questo. Non è una cosa che ci piaccia, però non possiamo nemmeno sparare contro agli alberghi.